L'emozione del derby piemontese che abbiamo seguito in diretta su Sport Italia, la bella vittoria di Tortona sul campo di Casale. Buonasera, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con LNP Basket Magazine, come sempre per commentare quanto è successo lo scorso weekend nel campionato di Serie 2 al 2 West, ma anche per proiettarci verso la prossima gara su Sport Italia. Non ci spostiamo di molto, siamo sempre in Piemonte, saremo a Biella per seguire la sfida fra Edil Nol Biella e Givova Scafati. E allora, per presentare il match che seguiremo su Sport Italia domenica alle 12, sono con noi 1 2 3 let's go, them can't tell me, tell me, tell me can't flow, them can't tell me, tell me, tell me can't flow, them can't tell me, tell me, tell me can't flow, them can't tell me, tell me, tell me can't flow. Casale nel derby che abbiamo seguito su Sport Italia, mentre in seconda posizione da sottolineare anche la sconfitta di Agrigento che perde contro Treviglio. E per quanto riguarda i risultati, vediamo anche in grafica allora la classifica dopo 7 giornate, una classifica che vede al comando proprio la Virtus Roma con 12 punti, seconda posizione per Agrigento e per Bergamo. Casale, Scafati, Capodorlando, Trapani, Rieti e Roma compongono un gruppone molto ricco di squadre, tutte a quota 8 punti, e poi via via tutte le altre, con Cassino che rimane unica squadra ancora a secco di punti sul fondo della classifica. Partirei analizzando proprio la vostra partita, coach. La sconfitta contro Bergamo, avete affrontato una squadra che si sta rivelando la grande sorpresa di questo campionato, con un Roderi che poi vedremo anche inserito nel quintetto ideale di questa settimana in grandissima forma. Che partita è stata per voi quella di Bergamo? Una partita a due facce. Credo che nei primi due quarti ci sia stata una grandissima consistenza offensiva da parte di tutte e due le squadre, e forse da parte nostra non abbiamo utilizzato questa opportunità di una partita offensiva di buon livello per scavare un margine che ci avrebbe aiutato. E invece nel terzo e quarto quarto noi siamo andati incontro alle nostre difficoltà d'attacco, e credo che la grande qualità di Roderick abbia invece risolto tanti problemi di Bergamo nell'attaccare la nostra difesa. Quindi, per quanto riguarda la valutazione della nostra performance, devo dire sicuramente perfezionabile, ma sempre in linea con comunque performance di una buona consistenza che fino ad oggi ci hanno permesso di portare tutte le partite in fondo, forse raccogliendo un po' pochi punti, e su questo elemento dobbiamo riflettere. Per te, Albano, una partita strana. Bergamo, 24 minuti, 0 punti, un solo tiro tentato, partita davvero particolare dal tuo punto di vista. Diciamo che soprattutto in questa squadra mi è stato chiesto tanta intensità dal punto di vista difensivo, soprattutto per le caratteristiche della nostra squadra. Siamo una squadra che tende molto di più a portare le sue partite dal punto di vista difensivo. Credo che la squadra stia riuscendo molto bene. Anzi, direi che siamo partiti con una identità ben chiara e ben precisa nelle prime partite, che secondo me è molto difficile,
perché con un roster, soprattutto in quintetto, praticamente tutto nuovo, una squadra che è cambiata quasi al completo, avere un'identità in difesa sin dalle prime partite credo che sia una cosa non facile. Questo vuol dire che la squadra ha una grandissima mentalità, ha una grandissima voglia di aiutarsi e questo è dovuto al lavoro che facciamo durante tutta la settimana. Ovviamente fare un tiro in 24 minuti non è il massimo, però se sono stato 24 minuti in campo vuol dire che ci sono state altre cose che hanno aiutato la squadra a giocarsi la partita fino alla fine. E sono stati in effetti, coach, soltanto 3 giocatori confermati rispetto all'anno scorso. Albano è uno dei 3 appunto che sono rimasti nella vostra squadra rispetto alla scorsa stagione. Venivate da 2 vittorie consecutive, prima della sconfitta contro Bergamo, quelle con Treviglio e contro Lignano. Siete a quota 3 vinte e 4 perse. Dicevi, ovviamente, stagione difficile per amalgamare un gruppo quasi completamente nuovo. Che stagione è stata finora la vostra? Ma da un punto di vista del lavoro credo che sia stata una stagione estremamente soddisfacente sotto il profilo dell'impegno dei ragazzi e penso anche sotto il profilo del livello di competitività raggiunto. Dopodiché sappiamo che le estati di grandi rivoluzioni producono scosse di assestamento, sappiamo che questo roster ha dei limiti, ha delle qualità e il percorso per valorizzare le qualità e nascondere i limiti sarà lungo, faticoso, duro e pensiamo di essere nella strada giusta. Poi sappiamo che in questo gioco aver fatto un punto in più dà una consapevolezza e aiuta a sentirsi tutti nella giusta direzione, però vedo da parte di tutte le componenti del club, dalla parte dei giocatori, dei tifosi, la società, un grande desiderio di starci vicino e la pazienza di capire che il momento per quello che sono state le scelte di tutti è un momento delicato e credo che lo stiamo affrontando in modo serio e compatto. Avete avuto, Albano, un avvio di stagione magari non brillantissimo in casa, 2 sconfitte su 3 gare casalinghe finora, però è anche vero che avete affrontato in casa 2 squadre come Virtus Roma e Agrigento che troviamo al top del girone ovest. Credo che affrontare Agrigento nelle tua ex squadra peraltro la mia ex squadra nelle prime partite di campionato credo che non sia il massimo. Cosa voglio dire? Che una squadra che ha tenuto 7, se non mi sbaglio, giocatori su 10 trovarla all'inizio campionato vuol dire che quella squadra lì molto probabilmente ha un vantaggio, nel senso che si conoscono molto bene, hanno un rodaggio molto più importante rispetto alle squadre che hanno cambiato così tanto. Purtroppo, come ha detto il coach, secondo me abbiamo fatto 2 buone partite, abbiamo raccolto quelle 2 in casa, abbiamo raccolto veramente molto poco per quello che abbiamo dimostrato in campo. Noi siamo una squadra che finora ha dimostrato che se la può giocare contro tutti. Dobbiamo partire da queste certezze e cercare di migliorare magari nei momenti più importanti della partita e magari di fare scelte più importanti in attacco, perché dal punto di vista difensivo credo che stiamo lavorando bene, per cercare di raccogliere qualcosina in più. E domenica avrete la sfida sicuramente importante contro la Givova Scafati. Vediamo come la squadra campana si avvicina a questa partita. Lo facciamo ascoltando le parole di Marco Ammannato. Ti aspetta una partita difficile e intensa, anche perché il loro cammino in questo momento in classifica non è dei migliori. Il campo è molto difficile perché ci sono i tifosi e sono il 6° uomo in campo. Io parto dall'allenatore, che è tanti anni che è lì, che è molto tecnico, Carrea, quindi partendo da lì ha rinforzato tutta la squadra, prendendo Harrell come esterno americano e Deshaun Sims. Poi ci sono Saccaggi, Chiara Stella, è una squadra molto unita e cioè, sicuramente ci metterà in difficoltà, ma noi se giochiamo così come stiamo facendo ultimamente non abbiamo paura di nessuno. Il nostro momento è positivo, dopo le ultime vicende successe non mi attacco a quelle perché non sono uno che cerca alibi, perché secondo me gli alibi sono da perdenti. Abbiamo dimostrato in queste 2 partite cosa siamo offensivamente, bisogna migliorare tantissimo in difesa, perché secondo me le partite, ma soprattutto i campionati, si vincono partendo da lì, ma soprattutto facendolo in allenamento. Scafati ha avuto un avvio di stagione turbolento con il cambio di panchina, con la fine del rapporto con Marco Calvani e l'arrivo di Lino Lardo, però coach Carrea, con Lardo sono arrivate 2 vittorie consecutive contro Latina e contro Siena, è una squadra che affrontate in buona forma. Ma sì, credo di sì, credo che sia una squadra che
vive un buon momento di risultati e penso che sia una squadra che ha una qualità nel roster distribuita tra quintetto e panchina che la rende sicuramente un'avversaria difficile, quindi difficile per qualità, difficile per momento emotivo, però io credo che questa sia una fase della stagione in cui ancora bisogna molto guardare a se stessi, guardare a quello che si sta costruendo di buono per riprodurlo in campo e guardare agli errori e cercare di correggerli. Credo che la nostra consistenza in casa debba diventare tale da non temere chi arriva, ma da poter guardare la nostra performance come l'elemento che determinerà se riusciremo a vincere o perdere. Affrontate Albano, una squadra che al di là di queste turbulenze iniziali con il cambio di coach e con qualche difficoltà è stata costruita per primeggiare in questo girone. Hanno un roster tra le prime 4-5 di questo campionato. Quando si cambia, quello che dicevamo prima, si cambia così tanto, soprattutto nelle squadre che hanno tanto talento, magari un avvio di stagione un po' più difficile. Loro in questo momento sono in fiducia, hanno magari un po' più di certezze, però ogni partita è a sé, nel senso che te la puoi giocare contro tutti se hai la mentalità giusta, puoi perdere contro tutti se non affronti una squadra rispettandola per quello che è. Abbiamo parlato della sfida di domenica fra Biella e Scafati, facciamo un piccolo passo indietro adesso e torniamo allora sul parquet del Palaferraris per commentare, per andare ad ascoltare le dichiarazioni nel post partita dopo la vittoria a sorpresa di Tortona, che è arrivata molto incerottata a giocarsi il derby contro Casale eppure ha portato a casa una vittoria davvero significativa chiaramente per l'ambiente, anche per il ritorno a casa di Coach Ramondino e di Brett Lizard. Ascoltiamo i commenti nel post partita raccolti da Carlo Ferrario, cominciando da uno dei protagonisti, Claudio Ondoia. La soddisfazione immensa viene dopo le difficoltà, quando si superano le difficoltà noi veramente siamo in difficoltà perenne, però non ci lamentiamo mai, non parliamo mai delle difficoltà perché non ce le vogliamo curare, siamo venuti qui a vincere contro una squadra incredibile, voi sapete cosa vuol dire vincere qui in queste condizioni, siamo felici perché come ho detto io dopo le difficoltà c'è ancora più soddisfazione. Ma guarda, per io cioè, è importante la squadra, bisogna andare oltre l'io, l'ego, perché sennò non si va da nessuna parte. I nostri giocatori oggi hanno dato una dimostrazione di grande spirito di sacrificio, di grande disciplina. Nel secondo tempo abbiamo fatto meno errori che nel primo, nonostante avessimo una rotazione un po' corta e fosse una partita molto, molto difficile. Quindi solo complimenti ai nostri ragazzi. E questo è un punto da cui continuare, sicuramente è una vittoria importante ma abbiamo molto lavoro da fare. No, ma è una vittoria importantissima, dicevo in settimana, noi oggi siamo dal punto di vista tecnico in precampionato per tutta una serie di motivi, ma questo non può essere un alibi e quindi la domenica si gioca alla morte per vincere la partita, quindi se dal punto di vista tecnico siamo consapevoli di dover migliorare e dobbiamo avere un senso d'urgenza nel fare dei miglioramenti perché non c'è tanto tempo, allo stesso tempo alla domenica dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo in termini di determinazione, energie mentali per vincere la partita. Coach, nel derby fra i vostri vicini di casa l'ha spuntata sicuramente la squadra che era in condizioni peggiori, ti aspettavi una Tortona capace nonostante gli infortuni di espugnare il Palaferraris? Ma io parto dal presupposto che i roster lunghi quando vanno in difficoltà molto spesso riescono comunque a produrre quintetti competitivi, quindi non sono un patito dei pronostici e non avevo fatto un pronostico, ma sul fatto che quei roster prodotti con quel tipo di profondità possano sopperire agli infortuni schierando comunque quintetti, a basket si gioca 5 contro 5, quintetti consistenti, poi è chiaro che l'essere corti diventa un handicap più nella serie di partite che nella partita secca, quindi penso che Tortona ha fatto una partita di grande consistenza, ha usato al meglio le risorse che ha avuto e ha vinto meritatamente una bella partita. Se guardiamo Albano la classifica del girone Ovest, vediamo che fra le prime squadre c'è la tua ex Agrigento, hai giocato 6 anni, ricordiamo, nella Fortitudo Agrigento. Ti aspettavi questo inizio e secondo te quanto può durare Agrigento là davanti in questa stagione? Guarda, non so se mi aspettavo questo inizio così, però noi abbiamo affrontato Agrigento nella seconda partita, sì, nella seconda giornata di campionato e quando mi hanno parlato e mi hanno chiesto di cosa pensavo della squadra, secondo me non è più una squadra che ti può sorprendere perché l'anno scorso hanno dimostrato
magari con giocatori che non si conoscevano tanto, di aver fatto un campionato pazzesco secondo me, arrivando nei playoff. Quest'anno mantenendo un roster quasi al completo rispetto all'anno scorso, e con lo stesso allenatore, e per me non è una sorpresa, ecco. È una squadra che lavora, conosco molto bene il modo di lavorare che hanno, dedizione al lavoro, quindi quando hai questa volontà di lavorare, questa voglia di far bene, i risultati arrivano di sicuro. E allora adesso facciamo ancora un piccolo passo indietro allo scorso weekend, perché come sempre c'è stato tanto spettacolo sui campi della Serie A 2 al Wild West. La prossima clip la vediamo subito con le 10 migliori azioni del girone Ovest. Passaggio per Laganà, duello tra Laganà e Moore, bella giocata di Laganà, poi la correzione al volo di Jordan Barnes. Il fatto che è sempre un giocatore in controllo, sa sempre cosa fare. Sì, è vero. E in difficoltà, Toscano dall'altra parte, guarda il buco, inchioda la schiacciata. Rastella per Saccaggi, l'uscita di Torgano, recupera Roderick che parte a 200 all'ora e va a inchiodare. Bellan, fuori per Brandon Trish. Presto il tiro di Trish, canestro da NBA. Poi Alibegovic passa tra due avversari, gran bella azione di Alibegovic. London attacca, uno scarico per Benetti, fa saltare Amici, fa schiacciare Benetti in campo aperto. Roberts, fino in fondo, Roberts! Oh mamma mia! È lungo e poi il rimbalzo difensivo di Trapani che porta avanti palla con Miaschi, che centrazione personale, c'è un'altra strada davanti a sé, va a schiacciare Miaschi. Riposte per Martinoni, virata, tiro in allontanamento molto corto, ma Pinkins a rimbalzo sta toccando tutti i palloni, questo non lo controlla però e il possesso è per Tortona, dicono gli arbitri. E qui è stato, credo, proprio Coach Ramondino a dire agli arbitri che la rimessa non è a favore della sua Tortona ma di Casale Monferrato. Per questo motivo viene applaudito ovviamente dallo sportivissimo pubblico di Casale. Azione molto speciale al numero uno, il gesto di fair play di Lorenzo Gergati e Coach Ramondino, che hanno regalato, hanno dato giustamente una rimessa agli avversari, gesto assolutamente da applaudire, capitato durante la gara che abbiamo seguito su Sport Italia fra Casale e Tortona. Passiamo adesso al girone est e vediamo che in questo caso in grafica risultati e classifica. Dopo il settimo turno rimane una sola squadra imbattuta, ovvero la Fortitudo, la vittoria di Bologna in trasferta su Piacenza. Vanno avanti tutte le inseguitrici, vittorie per Montegranaro, Forlì, Treviso, Udine e Ravenna, successo in per Verona su Cagliari, mentre Iesi batte a fatica a Ferrara. Vediamo anche la classifica e abbiamo la conferma appunto del fatto che la Fortitudo rimane unica squadra imbattuta, con Montegranaro solo in seconda posizione a meno 2 punti. Poi abbiamo Treviso e Forlì a quota 10, Udine con 100, Ravenna a quota 8, Cagliari rimane sul fondo del girone con soli 2 punti finora conquistati. Abbiamo visto la clip con le migliori azioni del girone ovest, facciamo lo stesso, vediamo le 10 azioni, la top 10 del girone est. Maspero fa un po' fatica, Warren, gran palla, grandissima azione di Mantova. Ora Pieric fa subito fuori, bravissimo a far fuori Treier e poi a scaricarla per la fondata di Jordan Baye. Favore dei friulani dopo i primi 30 minuti di gioco, va a fondare la schiacciata a due mani. Ma invece mi sembra abbastanza chiaro perché Cagliari ne abbia... Però che stoppata! Ditelo a Mais! Adesso ritorna sul parquet. Rodriguez intanto un pallone, un fulmine dentro l'area che porta ad un agevole canestro di Simon. Paltur, scappata di 5 secondi tra i due cronometri chiomenti, la stoppata sensazionale.
palleggiare, ma che era stato diciamo anche sondato, dato pronti gran via. Pallone e poi diciamo che è stata una buona uscita dal time out, sì. Il numero e viene pulito Johnson, c'è il contropiede con un reverse e lo scarica, la schiacciata, Austin chiamato, la schiacciata di Anderson. Prova a svitarsi, si aiuta sul tabellone, ma siamo già a 0 su 3 sul campo per Busciati, sbaglia. Grande stoppata adesso di Paul Bois che cerca l'applauso della curva nord che glielo rende. Quasi la stoppata di Pellegrino, non è di Pellegrino, in questo spazio, la Liuper. Predinge! Simpson! Attiene da Showtime, anche per la più cessante, va più sette. Dalle migliori giocate passiamo al miglior giocatore. Nella prossima clip vediamo chi è stato l'MVP del settimo turno della Serie 2 Duel West. Migliori realizzatori di serata. Invece ti aspetti Trish ed è questo l'americano di Capodorlando. Adesso non si può più sbagliare nulla praticamente. Trish da tre. Va! La tripla di Brandon Trish va al tiro difficilissimo. Ecco, 2 1 e mezza. Tra Capodorlando e Milano. Brandon Trish trova la via del canestro. Brandon Trish di Capodorlando MVP settimanale della Serie 2 al Duel d'Est per i suoi 28 punti, 7 rimbalzi, 12 assist nella sconfitta con la Virtus Roma. Vediamo anche il resto del quintetto ideale di questo turno. Terence Roderick di Bergamo, 30 punti, 5 rimbalzi nella vittoria con Biella. Guido Rosselli di Bologna, 23 punti, 4 assist nella vittoria sulla Sigeco Piacenza. Claudio Ondoia di Tortona, 22 punti, 10 rimbalzi nella vittoria su Casale. Tommaso Fantoni di Ferrara, 20 punti e 14 rimbalzi nella sconfitta di Ferrara contro Iesi. Vediamo anche il prossimo turno, allora tutte le gare che si disputeranno questo weekend. Cominciando dal girone ovest con le sfide che vediamo in grafica: Siena Treviglio, Biella Scafati, Virtus Roma Trapani, Bergamo Lionis Roma, Legnano Rieti, Casale Monferrato Capodorlando, Virtus Cassino Tortona e Latina Agrigento. Sicuramente il coach Carrea, in questo momento la squadra da battere a ovest sembra la Virtus Roma che affronterà Trapani. È secondo te la squadra che anche alla lunga rimarrà come squadra più forte e più solida del girone ovest? Ma credo che sicuramente ha risposto alle aspettative della città e dell'estate, credo che abbia avuto il merito di assemblare velocemente un roster molto rinnovato, credo che sia guidata da un allenatore che non ha bisogno di presentazioni, penso ci sia tutto per esprimere la continuità nella stagione. Poi sappiamo però che ci sono tante variabili, poi sappiamo che ci possono essere anche tante altre alternative di squadre che hanno qualità e che magari nel corso della stagione troveranno continuità, ma credo che Roma sia sicuramente una candidata importante. Vediamo anche il prossimo turno del girone est, le gare in programma il prossimo weekend: Ravenna-Mantova-Cagliari che sfiderà Imola, Treviso contro Iesi, Becchi-Piacenza contro Verona, Balturcento contro Assigeco-Piacenza, poi Montegranaro-Bologna, una delle sfide più interessanti sicuramente di questa giornata, Ferrara-Forlì e Udine che affronterà Roseto. In chiusura, come sempre, vediamo anche i prossimi appuntamenti su Sport Italia. Domenica saremo, come già detto, a Biella per la sfida fra Biella e Scafati, poi sarà Roma sponda Virtus e prima ancora Iesi il nostro appuntamento delle settimane successive, quindi queste le gare delle prossime 3 settimane su Sport Italia. Siamo in chiusura, non mi resta che salutare e ringraziare gli ospiti di questa serata. Grazie a coach Michele Carrea. Grazie, buonasera a tutti. E grazie all'Albano Chiarastella, entrambi in bocca al lupo per domenica e per la stagione ovviamente. Grazie a voi, crepe al lupo. Siamo in chiusura di questo appuntamento con NLP Basket Magazine su Sport Italia, però da non perdere come sempre ogni domenica la sera 2 al Duel West e domenica tutti con noi a seguire il match fra Biella e Scafati. A domenica. 1, 2, 3, let's go. Them can't tell me, tell me, tell me, can't flow. Them can't tell me, tell me, tell me, can't flow. Them can't tell me, tell me, tell me, can't flow. Them can't tell me, tell me, tell me, can't flow.